quanto manca questo Soriano per la salvezza? Mancano. Secondo me 6-7 punti ci vogliono tutti. Intanto oggi un punto con il Siderno è un buon punto, o pensavate di portare a casa qualcos'altro? Ma guarda, io un buon punto, visto pure come le assenze che ci avevamo noi, assenze come Viscome, Nicolovic, Trasaronte, voglio dire, non è che abbiamo una rosa abbastanza ampia, quindi ho dovuto fare necessità virtù, quindi è un punto importante questo di oggi. Anche se c'è da dire che non è stata una bella partita, perché è una partita un po' bruttina, molto sui lanci lunghi, sia da una parte che dall'altra, però in fin dei conti oggi contro il risultato, la voglia di fare il risultato e stare bene messi in campo, ben ordinati, cercare di sbagliare il meno possibile. Sì. Siete andati prima sotto, ha segnato Ciccone se non vado errato, giusto per Sì. il Siderno, poi c'è stata la vostra risposta con Angotti sul calcio di rigore che c'era, secondo voi sì. Ma guarda, l'arbitro era molto vicino, era proprio un fallace su Attilio, insomma, era proprio il rigore è nettissimo. Noi, il primo errore che abbiamo commesso oggi, abbiamo preso gol con Ciccone, la prima sbavatura abbiamo preso gol, però abbiamo avuto subito la reazione, sinceramente siamo stati bravi a trovare questo rigore e a trasformarlo, quindi stanno a ripetere un punto importante visto delle gare successive, visto che andiamo a recuperare tutti i giocatori, sinceramente. E quindi dobbiamo andare a Damantina domenica a cercare di fare una grande partita per cercare dopo di tirarci fuori il prima possibile, anche se non è facile perché guarda, le squadre sotto Sì. stanno correndo tutti, si stanno facendo troppi punti, però noi non molliamo, non molliamo. Vincenzo. Buonasera, mister, io faccio la stessa Ciao, domanda buonasera. perché ormai faccio la domanda perché ormai bisogna capire, insomma, chi si può salvare, chi non si può salvare, la tranquillità. Tu hai 16 punti di vantaggio sull'Aurora Reggio e hai 7 punti di vantaggio sulla Paolana, chiaramente, cose che Sì. tu ti sarai già segnato, insomma, ecco. Secondo me, cioè, la media per salvarsi, io ritengo che sia più bassa, alla luce di questi vantaggi. Ma guarda, come dici tu, può essere pure 34, però con la sicurezza, lo so, l'ho fatto pure io con l'altro conto, però io mi tengo un po' Vabbè, messo ditelo però, sinceramente. poveraccio, ditela questa cosa, perché tutti quanti dicono, No, appunto, quando salvezza 39, 40, ma chi ma ci arriva? guarda, no, Non ci no, no, arriva. 39 è esagerato, io dico 36 per sicurezza e certezza, però dobbiamo pure, guarda, Vincenzo, dobbiamo pure notare la Serie D, tenere conto di che cosa può succedere in Serie D, hai capito? Non bisogna solo guardare in casa nostra, bisogna guardare pure in campionato di Serie Certo. D, che se dovessero andare proprio male le cose in Serie D e retrocedere qualche calabrese, noi siamo impiegati da sotto, hai capito? Quindi 34 penso che ci può stare tutti, però 36 uno può stare dormire più tranquillo, giusto? Sì, sarà così, insomma, io domenica avete uno scontro, diciamo, importantissimo, ecco. Importantissimo, bravo, importantissimo. Sì. Andiamo ad Amantea e, come dicevo, recuperiamo Nicolovic e Trasadonte dalle squalifiche. Penso non ci saranno nessuna. Sì, oggi abbiamo avuto necessità virtù. Guarda, dopo un anno ha giocato un ragazzo Pizzonia, che l'anno scorso è stato l'artefice della vittoria del campionato. Ha giocato dopo un anno. Qualche giocatore fuori ruolo, però hanno dato anima e cuore per cercare di portare a casa questo punto importantissimo. Quindi va un complimento veramente a questi ragazzi che oggi sono proprio sacrificati. E dopo ci avevamo il Siderno davanti, molto in palla, una squadra ben organizzata, Gorisi in un momento strepitoso di forma, che nelle ultime gare ha sempre fatto gol, quindi soddisfacente questo punto. Dobbiamo fare un saluto a Chiera, che ha avuto un lutto in Sì, famiglia, ne sì, approfittiamo sì. per salutarlo e Grazie. niente, va il nostro cordoglio. Mister, quindi Soriano, insomma, quint'ultimo posto che si può evitare, dai. Certo, perché no? È sempre portando risultati a casa, però. È vero. Va bene, Quindi dai. dobbiamo continuare. Pronto? Ti Sì. volevo chiedere,
possiamo fare in modo di abbassare l'età di Angotti e regalarlo alla nostra rappresentativa a Salerno per avere un centravanti come si deve in questa competizione? Dobbiamo cambiare i documenti, in pratica. Io penso che Angotti pagherebbe pure per abbassarsi l'età. Angotti come pagherebbe per abbassarsi l'età? È un ragazzo serio, però un ragazzo che si impegna sempre, la settimana lavora bene, e ne vedo poche alla sua età, che uno che ci fa pure tutte e due le fasi, non è il classico solo centravanti là d'aria, è uno che ti fa pure la fase difensiva. La domanda lo conosciamo, la domanda era, certo. C'hai qualche centravanti che possiamo regalare a Salerno, un ragazzino per favore? Ma guarda, non ne ho visti sinceramente. Non ne ho visti. Avrà pure lui difficoltà a fare delle scelte da questo punto di vista, non è facile. Quindi penso che Salerno è in grado di cercare l'uomo giusto alla fine, dai. Va bene, dai, bocca al lupo, buon lavoro, grazie. E grazie per l'intervento, mister. Buona grazie serata. A voi.